presentava un colore naturale 4.0 con zone di schiaritura 8.3 circa. Dopo aver isolato la prima sezione della sommità del vertice in senso circolare e a zigzag, più una sezione di circa un centimetro nell'area della tempia verticalmente ed infine una sezione sempre di circa un centimetro della frangia, applichiamo il decolorante 10 volumi su lunghezza e punte, lasciando in posa per 15 minuti. Successivamente applichiamo sulle radici il decolorante 10 volumi per altri 10 minuti, per un totale di 25 minuti. Applichiamo per ogni ciocca in senso alternato le nuance 4+, suddivise per ogni sezione fatta precedentemente. Prima applicazione radici 6.25 più correttore viola 10 volumi. Su tutte le ciocche restanti ed alternate applichiamo separatamente le 4 nuance scelte, numero 3.66, 6.66, 6.60, 7.75. A 6 volumi supportati dal corrispondente intensificatore delle nuance scelte, con un tempo di posa di 15 minuti. Radici più 20 lunghezze punte per un totale di 25 minuti complessivi. Dopo shampoo e conditioner terminiamo il tutto con una cromatura finale con l'intensificatore viola 1+3, 5 volumi. 3-4 minuti massaggiando tutta la massa dei capelli. Caschetto metallico 2018. Tecnica caschetto in diagonale verticale. Iniziamo delineando il perimetro al limite dell'attaccatura della nuca. Successivamente creiamo delle sezioni di un centimetro a raggiera, verticali, diagonali e tagliamo a 45 gradi tutte le sezioni posteriori e laterali, creando un leggero trasporto verso la nuca. Ci spostiamo sui laterali temporali, mantenendo sempre la stessa tecnica. Finiti i due lati, pettiniamo i capelli a caduta naturale, concludendo l'area della frangia, creando una linea concava e piena.